Ciao a tutti, mi presento per coloro che non mi conoscono. Mi chiamo Cristina Cocco e sono una blogger di Ponte di Legno, un paesino nella provincia di Brescia. Siccome amo moltissimo quello che è la Val Camonica, dove ci troviamo in questo momento, vi mostrerò quello che sono i prodotti, i posti fantastici da visitare, i ristoranti dove mangio e dove ovviamente mi trovo bene. Questa sera andiamo a trovare Patrizia che gestisce il rifugio Corno d'Avola che si trova proprio sopra Ponte di Legno. Sono a Ponte di Legno, ho preso una stradina strettissima di montagna per portarvi a vedere un rifugio fantastico, sommerso ovviamente nella natura, che prepara degli ottimi piatti e che ha una vista fantastica. E questa è la strada che ci porta su al rifugio Corno d'Avola. Sono arrivata al rifugio Corno d'Avola, adesso entriamo che ci aspetta Patrizia. Ciao Buongiorno Cristina, Patrizia. benvenuti al nostro rifugio Corno d'Avola, o meglio Grazie. Petit Pierre dal fondatore, però chiamato comunemente Corno d'Avola. Come vedi intorno a noi c'è un panorama a 360 gradi, guarda là verso il Castellaccio, il famoso Sentiero dei Fiori. Qui abbiamo il Passo del Tonale, possiamo vedere sino alla Strada del Gavia, i paesini confinanti con Ponte di Legno, Pezzo, Precasaglio, Sono Zoanno. sempre con Patrizia che ci spiegherà da quanto tempo è qui su al Corno d'Avola e come gestisce questo luogo. Dunque, io sono al Corno d'Avola come nuova gestione da 1 anno e 2 mesi, da giugno dello scorso anno, con l'aiuto di mio fratello, le mie figlie e la famiglia di mio fratello. E abbiamo appunto intrapreso questa nuova avventura e intorno a noi qua ci sono delle montagne meravigliose. E qui vediamo il paese di Villa d'Alegno, di Canè fino al Passo del Mortirolo, e poi di là ci sono le altre piste da sci. E qua ci sono delle montagne meravigliose che sono la cima Salimmo e poi volendo andare di là la Calotta e cose meravigliose, però poi ve lo faccio vedere dalle nostre camere che siamo un attimino più in alto e così vi posso far vedere le cime. Da quanto tempo hai anche a disposizione le camere per i turisti? Noi le camere per i turisti le affittiamo quando siamo sempre aperti, sia d'estate che d'inverno. Abbiamo 19 posti letto, facciamo un servizio di mezza pensione e sono molto richieste perché comunque qua l'inverno dopo le 4:30 non c'è più nessuno perché la seggiovia è chiusa e l'estate comunque c'è un silenzio, una tranquillità che la gente di città che sa apprezzare riesce ancora ad apprezzare questo poco però che è davvero tanto perché vedo che ricercano il fatto di stare in silenzio qua da noi. Patrizia, possiamo vedere le camere? Certo, volentieri. Diamo un'occhiata. E queste sono delle camere di Patrizia. Noi qua organizziamo, se mi permetto, anche delle ali in quota. Quest'anno abbiamo avuto un'alba in quota con un coro di 40 voci e 5 ottoni mentre raccontavano una storia molto suggestiva al sorgere del sole. È stata molto partecipata ed un evento veramente piaciuto. Sicuramente anche molto emozionante. Sì, oppure al mattino una scuola sci di Ponte di Legno, la Ski School, organizza delle salite in bicicletta partendo alle 4:30 da Ponte. Vieni pure Cristina che ora ti mostro invece da questo versante che cosa le mani che vediamo. Alla sera si possono vedere tutti i paesini illuminati di qua, mentre questa qui è la montagna della ci permettono di arrivare all'altra parte e di scendere a Ponte di Legno o addirittura a Temù. La sala da pranzo all'interno, appunto, e da qua possiamo vedere sempre il Tonale verso il Gavia. Di qua vediamo i paesini sopra Ponte di Legno, sopra Temù. E i nostri piatti principali sono, vabbè, i classici piatti di montagna che vede principalmente la falda regina, la polenta,
con il capriolo che va veramente tantissimo, i nostri clienti apprezzano molto capriolo, funghi, salamella, formaggio fuso, ogni tanto proponiamo il cinghiale, degli stinchi, piuttosto che delle bracciolone di Tomahawk E Donkey. adesso vi lasciamo, è tutto dalla sala, per andare in cucina a conoscere lo chef e vedere soprattutto quali sono i piatti che ha preparato per i clienti che aspettano qui oggi. Chef Oscar è quello che ci prepara tutto e poi c'è Daniele che prepara invece un favolosissimo spiedo molto ricercato dai nostri clienti. Da leccarsi i baffi. Sì. Per me, Oscar, licenziamento oggi, se ti sente lo zio, aiuto! Grazie, dobbiamo scaricare.